Allora, oh, finalmente le bacchette qua. Questo lo togliamo. Ah, vediamo un po', 66, 67, 66, 67. Mazza, 67. Vogliamo cominciare da quella? Ce la togliamo subito dai piedi? 67. Allora, l'altra volta abbiamo fatto la 66 che era abbastanza semplice, c'era solo da... La sfida più grande era quella di contare sti cambi continui di tempo, ma dentro ogni battuta non è che ci fosse scritto chissà che. E nella 67 ovviamente dobbiamo un pochettino complicarci la vita, no? Che facciamo? Mica possiamo passarla liscia così. Io me lo metto più vicino perché non vedo mai la cecità. Ecco. Allora, la prima... Aspetta. Ecco, vedi, ho dimenticato il fatto Sente che... Sente un po' male la voce. Com'è? Sente un po' male la voce, almeno nel mio computer, la tua voce. Sente un po'... Ho una pessima voce. Vai e vieni. Ciao, ciao. Ciao, sì. Ma come? Ciao. Ma non è possibile. Vado a parlare. Vai e vieni. Ah, aspetta. Fammi vedere se su questo computer... è settato l'audio, ma no, non cambia niente, no? Fa accendere l'audio settings. Fammi vedere, advanced. Mi sembra anche, però, magari no, perché la telecamera è la stessa. Aspetta, no? Aspetta. Adesso che sei vicino al microfono probabilmente si sente bene. Aspetta, perché c'era il settaggio quello diverso. Ecco, così com'è? Uguale. Come uguale? Tutto sì, cioè se ti allontani diminuisce. Esatto, credo che sia questo il problema. Allora, così è meglio o peggio? Quando ti allontani si sente. Cioè sparisce, cioè non ho più volume, mi avvicino. Ah, adesso va bene. No, adesso va bene. Ah, ecco. Ok. Parlo forte. Non serve. Adesso è migliorato, dici? Sì. Sì. Oh, e allora era quell'affare lì perché quella advanced non era azionato qua. Questo si sente? Sì. Però c'è il solito problema di meno, sì. Ma c'è che quando qualcuno parla, anziché tu toglierti completamente, ti si sente più basso. Quello è, mi sa che non ci posso fare nulla. Però tanto quando facciamo gli esercizi io vi spengo. Tutto siamo molto. Eh sì, era solo per capire se mentre io suono si chiude. No, ok, l'importante è quello. Allora, 67, dai, facciamoci del male subito. Quindi qui, vediamo se ci sono battute in sedicesimi, no, per fortuna. Per cui sempre l'ottavo quello che comanda. Ok? Se questo funziona. Ma poi abbiamo anche dei sedicesimi, delle sestine. Quindi io metto il click a questi sono ottavi. Magari lo porto un po' più su. Però non ci sono battute tipo sette sedicesimi, giusto? Non le vedo io. No, sei no. Quarti, tre ottavi. No, è massimo quarti e ottavi. Per cui la pulsazione che abbiamo in comune è ottavi. Ottavi, sì. No, non ci sono i denominatori sedicesimi, non ci sono. Per cui dobbiamo solo stare attenti, per esempio, a contare da tre quarti a sette ottavi, passeremo da contare un e due e tre e un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. O in inglese, come volete. One, two, three, four, five, six, seven. Quindi... 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 Ok, quindi non andiamo tanto veloce perché c'è già un po' di sincopame da mettere a posto qua.
Perché devi registrare. E devo registrare, giusto. Perché non ho il mouse, porca miseria. Non trovo il tasto registra. Come fa a non esserci il tasto registra? Non è sotto dove c'è la chat? No. Aspetta, more. Record, eccolo qua. Sì, sì, sì. Perché qui lo schermo è piccolino, non ci stava dentro tutto. Ok. Vediamo se 140. Sì, dai. Ci sta. Quale preferite? Questo? È uguale? L'importante è che si sente. Si sente bene. Ok. Allora, bisogna bere dell'acqua perché qua il conteggio asciuga, eh. Vado? Ma senza mouse come faccio a mettermi mit tutti quanti? Devo fare ogni volta sto lavoro. E vabbè, lo facciamo. Ok. Quindi conto due volte tre e poi cominciamo. One and two and three and one and two and three and one and two. In alcuni punti è scritta chiara, non la vedo. Allora, la butto lì, rallentiamo. La porto a 120. Vi siete persi? Beh, insomma, grosse difficoltà nella battuta 27. Aspetta, tutti che quei punti lì alla fine... 27 con la battuta del 13 ottavi. 13 ottavi.
Esatto. Io poi con i punti mi perdo sempre in generale. A parte che qui sta stretto a stretto, che è un po' complicato. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13. Come cacchio faccio a contarla? Ora è più chiaro, effettivamente. Leggendola più lentamente non è così difficile. È che devo riuscire a trovare un modo per contare sto 13. Forse in italiano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3. Mezzo italiano, mezzo spagnolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3. Una roba del genere. E non riesco a dire 11, 12, 13. 11, 12, 13 non ci riesco a dirlo. Per cui devo fare 1, 2, 3. Quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Per cui ho il battere sull'11 e poi in mezzo 11, 12, 13, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, enda 2, enda 3, enda 4, enda 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quindi l'appuntamento è 11. 11 è il secondo ottavo puntato della serie dei tre. Quindi quello in battere. 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 1. Un'altra dove io mi sono incarbugliato è l'ultima, 11 quarti. Ho visto delle legature troppo tardi. Per cui 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 10, e 11, e 1. È difficile contare 11. Ma mediamente non è tanto difficile. Com'è? Dico, mediamente dal terzo blocco in poi, dal quarto blocco diventa abbastanza facile perché è divisa in sedicesimi. Forse la parte iniziale della battuta è un po' più complicata. Ah, perché c'è quella cacchio di pausa quella di quarto. Quella pausa di sì, sì, sì. Che quella è illegale, eh. Quelle sono le cazzate che faccio io. Mi assumo le responsabilità. Sono dei tranelli. Tranelli. Le traps, famose. È una trappola, esatto. Perché lì bastava scrivere quarto, pausa di ottavo. Era tutto più semplice, giusto? E invece no. Invece no. È un po' come quella cavolo di battuta in 13 di prima, che c'ha quella poliritmia lì, perché non poteva passarla liscia. Quindi io la rifarei. Aspetta, vediamo se ce n'è qualcun'altra che può dar fastidio. Io so, perché c'ho una scarsa illuminazione, evidentemente. 6 quarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allora, questa è scritta a blocchi di quarti, ma no, cos'è questo? 12 ottavi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 1, enda 2, enda 3, enda 4, enda 1. Un bello scioglilingua, eh? Vediamo se... sì, 120 secondo me è ancora più lenta di come la stavo facendo io adesso, eh? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Dai, 120, cioè 60 in pratica il quarto. È già più, cioè riesco a guardare avanti a vedere che cosa c'è scritto. Volete che rallento ancora un po'? Va bene, si può. Non dobbiamo farci del male per forza, eh? Dai, rallento. Invece che 120, 110. La rifacciamo? Sì. Allora, mute. Ok. Quindi conto due volte tre. Un, e, due, e, tre, e, un, e, due, e, tre, e, un, e, due, e, tre, e, un, e, due, tre, e, un, e, due, e, tre, e, one, two, three, four, five, six, seven, 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 one, two. Questo l'ho sbagliato pure prima. Siamo in 4, 5, porca miseria. 3, enda, 4, enda, 5, enda, 7, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 5, enda, 6, enda, 7, enda, 1, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 5, enda, 6, enda, 7, enda, 1, enda, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma che cazzo lo sto contando? Niente, ho fatto un casino della Madonna. La rifacciamo da capo. Devo bere, non ce la faccio più. Ancora per colpa mia, adesso la rifate. Per colpa mia. One and two and three and one and two and three and one and three and one and two and one and two and three and one, two, three, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven. And three, and a four, and a one.
6 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 5 enda, 6 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 5 enda, 6 enda, enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 5 enda, 6 enda, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 13. Ah, dal 13, scusate, battuta 26, conto 4, conto 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, I enda, 2, I enda, 4, enda, 1, e 2, e 3, e 1, e 2, e 3, e 1, e 2, e 3, no, è 5 quarti, dal 3 quarti, scusate, non vedo il 5, 1, e 2, e 3, e 1, e 2, e 3, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 1, e 2, e 3, e 4, 5, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 7, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, quarti, non 11 ottavi. Sono spacciato dall'8 ottavo, ultima riga. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and da capo. 1 e 2 e 3 e 2 e 3 e 2 e 3 e 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 e 2 e 3 i enda qua i enda three, four, five, six, seven, eight, nine, one,
six, seven, eight, nine, ten, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And a 2i, and a 3i, and a 4i, and a 1, and a 2, and a 3, and a 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 2, e 3, e 4, e 5, e 1, e 3, e 4, e 5, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, 7 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ultima riga 3 4 5 6 7 8 1 e 2 e 3 e 5 6 e 7 e 8 9 10 11 stop. Oddio, non respiro più. Com'è andata? Meglio, molto meglio, silenzio è più facile. Sai che non bisognava è difficile trovare, cioè vedere la barretta. Eh sì, anche a me, avrei dovuto magari mettere meno battute per ogni riga. Ce ne sono alcune che sono un po' appiccicaticce. Sono belle fitte. C'è qualcuno che vedi si fa fatica a vedere la barretta che separa la misura. Sì, poi per esempio alcune figure il punto è talmente spostato che è più vicino all'altra figura che a quella. Esatto, la 28. Ti frega anche un po' per quello, certe volte. Sì, con la battuta 28 c'è il punto che quasi è attaccato alla pausa del sedicesimo successivo. Quindi uno ci va intuito, diciamo. Poi, ma tu pensa che alla 20, se guardi la 26... Certo, l'ultimo punto, per esempio, è praticamente attaccato alla, sì, alla primo, il primo sedicesimo della singola. Sì, sì. Della battuta 28. Quindi diventa un po' complicato nel giorno. Sì. Il bello è che lo fa solo lì. Troppo fitto. Perché sulle battute sopra, invece, no. Il punto è dove deve stare su. Se tu guardi la 20, la 19, la 20, il punto sta dove deve stare. Invece su quella battuta lì ha fatto quello scherzo idiota. E... sì, perché ci sono troppe note, quindi sono battute troppo fitte. Poi forse troppe battute in un solo rigo anche questo. No, sai che è? Perché se tu guardi per esempio la 27, l'ottavo, quello da solo, ha il punto appiccicato alla coppia di ottavi che ci sono dopo, che sì, invece hanno gli ottavi vicini. Sì. Cioè, ha scelto il computer di fare il programma di fare. No, no, lo so, certo, è così. Ogni tanto. Perché il punto credo che non si possa spostare oltretutto in questo tipo si di può spostare. Di... si può spostare, però tutti, non uno alla volta. Cioè, io posso dire al documento: mettimi tutti i punti a N, non so come che unità di misura usa, dalla nota. Però vedi che infatti tutti quelli sopra graficamente sono a posto i punti. È solo lì che allora si vede perché giù sono troppo fitti. Cos'era, una radio? Cos'era? Esatto, è entrato un sarà il ritorno in qualcuno, no, il coso è, come si chiama, il baldacchino, quelli dei radioamatori. Ruggero, una precisazione, dica, c'è un errore in fondo nelle pagine dove c'è il trademark, manca la T all'inizio. È vero. E boom, e drum booster. Il drum booster. È vero. Su tutte, certo, perché il documento è lo stesso. Anche nelle altre due. Eh? Sì, sì, anche nelle altre due, perché io ho solo cambiato la parte dentro, le cose sono rimaste quelle. Ne ho fatta una, l'ho sbagliate tutte, ovvio. Ma ormai sei abituato, no, ai miei centinaia di errori al giorno. Questi sono errori da cecità proprio, io li reputo alla mia cecità. Che tra l'altro vedo. Oggi ne ho trovati altri due nel workout 2, Unit 5, Studio 2, negli accenti.
Aspetta, quale? Manuel, scusa. Workout Money 2, Unit 5, Studio 2. Ci sono due accenti che sono spostati. Ah, ok. Ah. Cioè l'accento è nel posto sbagliato? Sì. Ah, ok. Beh, dai, due. Quello era l'ottavo corso, per otto corsi era tutto a posto. Adesso trovi più errori in un solo corso che in tutti gli altri corsi sommati. Ah, questa qua non gli posso fare nulla, a parte correggere The Drum Booster, perché questa qua è una scannerizzazione di una mia roba che feci negli anni 90, di cui non trovo più i file. So che c'è un programma che da PDF me li porterebbe in finale. Devo cercarlo, c'è un programma che si chiama PDF to Score, mi sembra, che prende un PDF e lo traduce in un XML che è leggibile da finale, poi posso farci quello che voglio, ma non ci penso nemmeno a farlo. Comunque qua io ho poca luce, qua ho più luce, infatti vedo tutto meglio, qua davanti ho meno luce. Vediamo se riesco a spostare un faro, vedere meglio. Ecco, vedi? E insomma. Bene, la rifacciamo? Che ora è? Quando ti avvicini, sempre che mi urli nell'orecchio, quando ti allontani, sempre che sei lontano 30 km. Eppure faccio semplicemente questa distanza, guarda. Sì, c'è il microfono che è un po'... Farò 50 centimetri, va a palla. Niente, Zoom ci sta tradendo, ragazzi, non è più quello di una volta. Il nostro caro Zoom. La rifacciamo? Sì. Rifacciamo la 110. Poi mi dite se è andato tutto bene, la tiriamo su a 120. Ok? Adesso in silenzio mi avvicino perché non ho collegato il mouse a questo per fare il mute. Ok. Un e due e tre e un e due e tre e un e tre e un e due e tre e un e due e tre e one two three four five six seven 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 one and two and three e and a four e and a one e and a two e and a three four e and a one e and a two e and a three e and a four e and a one and three and four e and a one e and a two e and a three e and a four e and a five e and a six e two e three e qua e cinque e sei e un due e tre e quattro e cinque e sei e un e due e tre e qua e cinque e sei e one two three four five one two three four five one two three four five six seven e nine one two three four five six seven e nine one and a two e and a one two three four six seven e nine ten eleven twelve one two three four five six seven e nine ten eleven twelve one two three four five six seven e nine ten eleven twelve one two three four five six seven e nine ten eleven twelve one two three four five six seven e nine ten eleven twelve tredici one two three four five six seven e nine ten eleven twelve tredici one and a two three and a four and a one and a two and a three and a one and a two and a three and a one and a two and a five and a one and a
visto che era 5, eh? And a 5, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 5, 7. Oh, a 2, and a 3, and a 4, and a 5, and a 6, and a 7. Ultima riga. Ok. Datemi l'ok per salire. Salgo? 120? Ho dimenticato solo quel... ho detto, oh, qua c'è il 5, ricordati, eh? E ho contato fino a 3. È un classico. Ok, vado, 120. Mi avvicino in silenzio. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ho saltato una riga per vedere che ora è, da capo. 1, 2, subito. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, and 2, and 3, and a 4, and a 1, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 1, 2, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 5, and a 6, and a 1, 2, and a 3, and a 4, and a 5, and a 6, and a 13, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, and a 3, and a 4, and a 1, and a 2, and a 3, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 5, and a 1, and a 3, and a 4, and a 5, and a 1, and a 2, and a 3, and a 4, and a 5, and a 1, and a 6, and a 7, and a 1, and a
non sono mai convinto di contare quell'otto in otto. E l'otto ottavi va contato in otto. Ogni tanto cerco di contarlo in un altro modo, ma va contato in otto. Comincia ad andare meglio? Sì. Sì, sì. Tiro su. Daniele, che stai scrivendo? Io sbaglio sempre la battuta 22, ma non capisco il motivo. Ma la potresti suonare un secondo? Aspetta che la trovo, eh. Il passaggio dalla 21 alla 22, voglio capire, okay. Perché è una battuta facile, non capisco cos'è che sbaglio. Allora, due quarti. One, I, and, a, two, I, and, a, two, I, and, a, one, two, three, four, five, six, seven, eight, Praticamente vado sullo slancio della quartina e non riesco a frenarmi per fare la semiminima, e quindi l'anticipo la... le due semicrome successive, okay. E quindi mi ritrovo sempre fuori rispetto al tuo contegno. Io mi, è una questione di collegamento di metri, praticamente, che mi crea qualche problema. Il mio gancio lì è che fino a che non dico 3 non devo partire, perché ci sono caduto anch'io. 1, 2, 3 qua. Okay, quando dico 3 è facile, quindi... tutto sommato, cioè rispetto ad altri collegamenti sono molto più difficili, però cioè, ogni volta che l'hai fatto l'ho sbagliata sempre, mentre gli altri sbagli li vado distribuendo, no? Quando li faccio giusti. Questo invece è un errore che faccio sempre ogni volta che mi rompo il punto. È come il mio 5 quarti lì. Perché dopo che ho passato il momento dei 13 mi rilasso e poi 3 quarti, 5 quarti non vedo il 5 e rifaccio due volte 3. Comunque mi resta proprio antipatico contare fino a 13. Devo farlo in italiano. Mi è peggiorato di nuovo l'audio però, eh? Peggiorato l'audio? Mm-hmm. Come all'inizio. Oh porca vacca. Non ho fatto nulla, per cui boh, sarà la rete. È un problema di collegamento, esatto. Secondo me sì, deve essere l'orario in cui tutti stanno guardando Netflix, per cui la banda mi sta abbandonando. La banda mi sta abbandonando, non è male. One, two, three, four. Per esempio, io quando ho i 13 o i 7 con gli ottavi e i quarti puntati, e devo farmi i conti, perché sennò vado giù nei posti sbagliati. Già il 7 ottavi all'inizio, a volte se non guardo bene mi butta fuori, perché devo sapere che quando c'è il quarto puntato devo dire 3 numeri, a seconda di dove sto devo fare il conto, capito? Perché 1, 2, 3, qua, 5, 6, 7, 1, 2, 3, qua, 5, 6, 7, 1, 2, perché è bastardo, perché il primo è 2, 2, 3, quello dopo è 3, 2, 3, sì, 3, 2, 2 e poi è 3, 2, 2 di nuovo. Per cui devo stare attento al quarto puntato, alla posizione. Cioè la il tuo sistema di conteggio ancora non riesco ad adottarlo. Vado su singoli blocchi e me li conto gruppi di 2 o di 3 quando c'è il punto. Se no non riesco. Mentre le figure in tredicesimi, siccome le so leggere, le faccio di default. Sulle battute dispari ancora vado, c'è l'1%, no? Non riesco a contare l'intera battuta col tuo sistema, perché è una cosa molto più avanzata. Come la, tu cioè la conti? Mai così. Come la conti? One end fino a 4 quarti, ma sui tempi di dispari no. Ma tipo il 7 ottavi non conti fino a 7, dici? Non ho capito. Scusa. Sì, normalmente quando in contesti normali sì, ma qui siccome i metri sono tutti sparpagliati, sì. Mi sto contando tutte i singoli ottavi a gruppi di 1 o di 2. A meno che non compaiono delle figure in sedicesimi, che sono quelle che abitualmente leggo, tipo il grid e cose del genere. Cioè tu dici che il 7 ottavi lo conti, per esempio la battuta 4, conti 1, 2, 1, 2, 3? Cioè 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Esatto, la conto praticamente come nella scomposizione delle cellule indiane, 2, sì. 2 più 2 più 3, e poi 3 più 2 più 2. E poi 3 più 2 più 2, questo 7 ottavi continuo. E così sotto come la conti, la 7? Mi collego le cellule a gruppi massimo di 3, in modo tale che, certo, devo seguire nota per nota, quindi non, appena perdo il filo non lo recupero più la battuta. Perché nella 7, la 7 è traditora, come la conti la 7? La 7 quale, aspetta. Prima della seconda riga? Mm. Quindi, per esempio, partendo dal primo 7 ottavi, conto, aspetta, non lo vedo più. Quindi 2 più 2 perché la semiminima sì. Vale 2, più 3 perché c'è la semiminima puntata. Okay. Quindi nella mia testa conto 2 più 3, e poi nella seconda battuta dei 7 ottavi conto 3 più 2 più 2,
e poi di nuovo 3 più 2 più 2 e poi 2. Ecco, quando c'è una nota singola la conto come 1. Vabbè, è un sistema un po' assurdo. Ah, okay. Lì fai 2, per esempio la prima battuta del secondo rivo la conto 2 più 1 più 3 più 1, per esempio. Ok. Cioè tu fai 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1. E poi di nuovo 2 più 2 più 2 più 1, l'ultima battuta che sento stare prima dal 4-4. Ok. Cioè, vabbè, me lo sono inventato adesso sto sistema, perché non sapevo come seguire, quindi a un certo punto ho detto, vabbè, un modo. Perché in realtà la 7 sarebbe un 3 più 4. Sì. Perché l'ottavo, quando l'ottavo sta da solo... Cioè, o nella 7 l'ottavo da solo fa parte di un gruppo, però quella dopo è già un quarto puntato, sì, per cui diventerebbe... No, ho capito cosa vuoi dire, effettivamente è più logico, quella battuta lì si deve leggere 3 più 4. 3 più 4. La 8 potresti fare 2, 2, 3, eh? Quale? La 8, quella dopo. Esatto, esatto. Sì, questa normalmente la conto 2, 2, 3. Specialmente se la trovo sotto forma di groove, il classico ritmo, quello che si sente sempre nei vari dischi di Danny Fuji. Perché quarto e ottavo, cioè proprio le ultime due note della 8, fanno parte dello stesso gruppo da 3. Sì, sì, certo, certo. Non lo so, ma siccome sto leggendo praticamente nota per non perdere il segno, quindi già collegare due figure diverse per me come conteggio è una difficoltà in più, non so se... E sui 9 ottavi invece, 9 ottavi non è un problema, per esempio la 19 e la 20. No, ecco, lì per esempio non mi perdo, perché comunque l'idea della figura puntata ha senso ritmo, ci arrivo a farlo. Infatti quella battuta lì non l'ho sbagliata mai. Ma comunque conti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oppure in italiano? Oppure conti 3, 3, 3? No, conto sempre comunque a cellule di 1 e 2, quindi non arrivo mai a 9, 13. Perché non sono abituato a questi conteggi così lunghi, capito? E quindi 9 ottavi conti 3. Normalmente mi perdo perché non sono abituato. 9 ottavi conti 3, 3, 3, 3, 3, 3. Esatto, 3. Sì, sì, cioè 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. In sostanza io seguo la linea del metronomo, che è in ottavi, e mi conto le singole cellule a 2 o a 3, o a 1 quando c'è una nota di una sola cromo. Diciamo. Il problema è che potresti perdere il conto su quelle lunghissime tipo 13. Ma però se su quelle lunghissime tipo 13, magari se segui 2, 2, 3, oddio, quella come la conti per esempio la 26? Quindi la 13 ottavi, la che sarebbe la 26, no? Sì. La 26 la conto 2, 2, 3, 2 e poi le due crome le unisco chiaramente. 2. Quindi sono 2 e poi di nuovo 2. Sì, ci sta. Un certo è questo, sostanzialmente. 2, 2, 3, 2, 2, 2. Oppure potrebbe anche essere 2, 2, 3, 3, 3. Perché sì, il gruppo da 3 può essere... Però già questo collegamento mi sa di sincope e mi crea problemi, capito? Invece io, seguendo ogni singolo blocco... Cioè, il fatto che diciamo i due ottavi non sono... il valore di ogni singola nota, in poche parole. I due ottavi non sono attaccati, a me mi suggerisce che... quarto ottavo gruppo da 3, ottavo quarto gruppo da 3. Il fatto che due ottavi, però stiamo parlando di dettagli, cioè sì, sono d'accordo. No, infatti io, cioè, non è che sto dicendo come la conti tu, va bene, che è quello che spontaneamente mi è venuto fuori, per non perdere. E devo dire che nel corso delle varie sequenze poi alla fine ho cominciato a sbagliare sempre di meno. Sì, è un sistema che ho trovato così istintivo. Ora poi chiaramente, adottando il sistema del conteggio americano completo, dovrebbe andare meglio, dovrei studiarmelo a parte. Cioè adesso così al volo non riesco. Sì, sì. Comunque l'importante è il risultato. Se scomponi, basta che tieni il conto e ti ritrovi all'inizio, non è un problema. Tanto questo è un esercizio, questi sono esercizi, ovviamente non troverai, non so, manco Stravinsky scriveva ste robe qua. Cioè, al limite, se si trovano dei brani dove ci sono queste metriche che cambiano, sono due o tre, ma sono sempre quelle. Non è che ogni battuta ne è una diversa e non si ripetono mai. Cioè, non mi è mai capitato a me una roba del genere. Però nel complesso potrebbe essere ancora più difficile se mettessi, che ne so, le suddivisioni parziali. Ecco, quelle sono complicate veramente, con le varie terzine e tutte le scomposizioni della pentatonica. Quello lo renderebbe molto più complicato. Ah, ma arrivano, eh. Vedrai, adesso caccio fuori la 68, la 69, vedrai che...
Non la black page, non arriva la terzina di mezzi con dentro le quintine, no, quello no. Però sicuramente, allora, un'altra cosa, una difficoltà in più che potremmo trovare, non mi ricordo se sulle letture più avanti l'ho messo, è se arriva una metrica tipo 7/16. Esatto. E lì è una rogna, perché il minimo comune, quella roba lì, che non mi ricordo mai come si chiama, diventa il 16esimo. Quindi mi tocca mettere magari per una sola battuta il click a 16esimi. Perché se metto il click ottavi a una sola battuta a 5/16, mi si rovescia il click. Già se ne ho due in fila, almeno si rimette a posto. Ma se ne ho una sola... Dovresti programmare, il metronomo. Bello, qualche programma, la lettura singola con i vari clip mirati. Come ce l'avrebbe Kevin Harrison, per esempio. Sì. Sono per brani, perché io ho capito che lui se lo organizza così il clip. Cioè, tutte le parti dispari con il clip in ottavi e con... dei riferimenti, però è un lavoraccio effettivamente. Sì, poi lui lo fa su un brano dove non credo che ci sia un delirio di questo tipo in un brano, anche dei Porcupine Tree, no, dove no, c'era... Io non ho analizzato alcuni, ci sono dei passaggi complicati. La cosa interessante è che lui diceva in un seminario che praticamente in cuffia, oltre alla linea del sequencer e al click, ha una vocina che gli suggerisce i passaggi imminenti. Sì, questa sì, è una cosa sì. importante. Così lui non dice, deve contare. Ok, prepara, adesso c'è il passaggio. Quindi al di là della partitura, che tra l'altro lui non ha, perché se non ricordo male lui non legge come spartito, non sicuramente i brani di Porcupine. Quindi lui ha dei riferimenti audio che gli anticipano quello che succede nella sezione successiva. Lo spiegava in una diretta, adesso ogni tanto fa delle dirette dal suo studio, e una che ho beccato io spiegava proprio questa cosa, che lui si mette sti cue, sti segnali, che gli dice secondo giro, tipo che ne so, se il solo è 8 giri, quindi è lunghissimo, sì. Dice se io sto... Una che gli detta le strutture. Esatto, gli dice allora terzo giro, guarda che questo è l'ultimo giro, fill, e gli si mette il count off del fill, e poi strofa, e poi ritornello, si mette il count off, tipo 1, 2, 3, 4, via. Ma fa bene, io farei così anch'io tutta la vita. Perché certo. Quando tu hai brani lunghi e devi contare, non suoni, perché sei impegnato a contare. Oddio, quanti giri ha fatto il solo? 3 o 4? Cosa certo. usa per fare quello? Eh? Per fare quella cosa, cosa usa? E ha una traccia audio, nel computer. La traccia audio che lui prepara... È la sua voce, è lui stesso che si registra queste cose. Cioè, siccome con i Porcupine Tree... Insomma, sta lì con il click, con le misure... Credo che sia inserito insieme al sequencer, perché loro ovviamente suonano sempre su delle basi sequenzerate. Sì, perché... Una delle tracce audio è riservata a questi interventi vocali, quindi è come se fosse uno strumento all'interno del sequencer, se non sì, 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 è una traccia... Allora, Berkeley fa così quando suonano. Perlomeno io ho seguito un alunno e c'era la vocina apposta che diceva prepara, c'è il fill... C'è il tempo di qua, pausa. Chi la vocina era registrata, ovviamente, no? Sì. Chi è? Non ho capito il nome, ho perso? Un alunno della Berkeley. Ah, ok. Lo stavo seguendo su YouTube. Mm-hmm. Quando suonava aveva in cuffia quella cosa. Sì. Ah, i Porcupine Tree lo facevano perché avevano i video sincronizzati, per cui dovevano sempre avere un click, per forza. E guai sbagliare. Non puoi fare, faccio un giro in più. No, un giro in più, il video no. Non... Allora, vi faccio ridere. Con Vecchioni si sono inventati la cosa del video, questa 2 anni fa, nel tour teatrale di 2019, è comparso sto video wall dietro. Ma il video era un po' come... Noi non suoniamo a click. E il video non è sincronizzato con noi che suoniamo. Quindi alcune sere noi finivamo, il video andava avanti. Altre sere finiva prima il video e noi andavamo avanti. E sta cosa faceva imbestialire ovviamente Lucio Fabbri, no? All'allestimento diceva, ma che cacchio, possibile che non riuscite... Allora hanno cominciato a fare un sistema dove l'ultima sequenza di immagini veniva messa a loop. E il tizio col ditino, quando noi chiudevamo, faceva stop. Perché il problema era anche farlo partire nel posto giusto, capito? Perché se lui sbagliava la partenza, poi era compromesso tutto il brano, capisci? Soprattutto, per esempio, c'è un brano dove è il video della canzone, per cui c'è lui che canta,
deve e, se, andare, e se non lo fai partire nel posto giusto, noi siamo fuori sync col video dove c'è lui che canta fuori sync, è bruttissimo. Eh sì. Per cui... non era più semplice mettere il metronomo a questo punto? Sì, era molto... anche perché quel brano lì ha la sequenza. Cioè noi abbiamo 4-5 brani con la sequenza. Quel brano lì aveva la sequenza, per cui sarebbe... però bisogna mettere in piedi un sistema che parli. Certo. Ma noi siccome col... il sequencer, in realtà, noi abbiamo quella macchinetta svizzera che si chiama... oddio, non mi viene il nome, che è quel macinino che ragiona solo su tracce audio. Non è un computer. Prima avevamo un computer, portavamo un portatilino, scheda audio e andava. E con Logic, mi sembra. Poi sono passati a questo Matic, Sigmatic, Sigmatic, come si chiama? Trickmatic? Vi ricordate? Ve l'avevo fatto vedere. Sì, ce l'avevi fatto vedere, ma non me lo ricordo. Qualcosa Matic si chiama. E praticamente è un lettore multitraccia, una scatolina così, piccola piccola, dove con una pennetta USB tu fai tutto al computer. Lui legge fino a 16 tracce, credo, e ha 16 uscite dietro, 16 jack. Per cui tu, volendo, puoi mandare al mixer 16 canali separati. Uno è il click, vabbè, saranno 15. Per cui non c'è un MIDI sync da dare al computer del video. Non si sarebbe potuto fare. Cioè, dovevano pensarci prima, fare tutto su un computer, far uscire il sync MIDI o quello che è un SMPTE, non lo so che usa, e in modo che quando io faccio play sul sequencer parte anche il video. Oppure era ancora più semplice, io lo facevo con un gruppo che facevamo musical, era sia il video sia l'audio era tutto dentro un computer e facevamo andare praticamente un Ableton Live. Ci avete presente Ableton Live? Ableton Live è un multitraccia audio, ma legge anche il video. Come Pro Tools, come Cubase, come Logic. Una traccia video la vede, poi sotto tu metti tutto l'audio che vuoi. Per cui in quel modo lì sarebbe stato prendere l'uscita video del computer, mandarla al proiettore, al sistema di proiezione, quindi un cavo lungo HDMI, e poi l'audio invece andava al reparto audio. Così io con un tasto solo era sempre tutto a posto. Però per fare un lavoro del genere devi avere, ogni volta che c'è il video devi avere un click. Per forza, altrimenti sarebbe tutto... Invece quando lo fai a mano c'è la sera che va bene e la sera che va male. Ma poi di solito il tastierista che si occupa di queste cose, di queste minutaglie tecniche, no? Da noi no, da noi no. Siccome il tastierista è Lucio Fabbri, Lucio Fabbri è il capo, dice pensaci tu, capito? Di solito da noi è il fonico che lo fa, è Alessandro. Perché Alessandro è un mago delle macchine, mentre Lucio Fabbri è uno che viene dal Proganis, cioè dal Prog, dalla PFM, poi cioè non è uno che vive attaccato a un computer, ce l'ha, lo usa per le email, per WhatsApp, per tutto, ma non è che in studio lui aziona Pro Tools, lo aziona l'altro Pro Tools, Alessandro, mentre lui magari aziona, lui usa bene Sibelius per scrivere come finale o music score, quello sì. Però per quanto riguarda questi software molto complessi audio, lui paga uno, giustamente. Lui è il capo, paga il tecnico, e lo fa il tecnico che è un ragazzo diplomato, laureato, SAE, che è questa scuola di fonici che c'è a Milano, SAE. Non so se conoscete, no? Niente, vi siete addormentati? Ci siete? Mi sentite? Sì, sì. Ah, ok. Perché vedo tutto il silenzio, fermi, dico, o si sono addormentati, o io a mezz'ora che parlo da solo si è sconnesso tutto qua. No. Sai come quando parli al telefono e l'altro è caduta la linea da mezz'ora e tu vai avanti con un deficiente. E dopo un po' ti squilla il telefono e dici, ma perché mi stai richiamando? E guarda, è caduta la linea mezz'ora fa. Ah, ecco. E dove eri rimasto adesso? Allora, io farei un altro giro. Che ora è? Urca, sono 10 passate. Farei un altro giro a 130. Facciamo una sfida così proprio violenta e poi andiamo a dormire. Io è dalle 6:30 che sono in piedi. Mi sto sfidando, ce la sto facendo, vedi? Oggi non ho fatto nemmeno la mia power nap. Non sono andato a dormire nel pomeriggio. Per cui tra un po' varco la soglia e cado per terra e mi addormento.
però ce la devo fare. Io mi sto impegnando su questa cosa. Un po' con le cose di Giorgio Zanier. Mi sta facendo capire, mi sveglio la mattina presto, attività fisica. Allora, sull'attività fisica, la settimana prossima, ok? Adesso mi sveglio presto. Cerco di mettere a posto i miei orari, il mio fuso orario lo rimetto in dima e poi ci ficcherò dentro anche un po' di attività fisica. O una cosa alla volta, ragazzi, se no mi trovate veramente, mi raccogliete col cucchiaino a terra. Vado, 130, ultimo giro. Adesso ve la siete dimenticata dopo tutta sta chiacchierata. Urca. 1 2 3 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 One and two and three and a four and a one and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one, two and three and four and a one and a two and a three and a four and a five and a six and a two and a three and a four and a five and a six. Già 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 1 2 3 1 2 3 4 5 1 3 4 5 6 1 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 8 9 10 da capo. 11, 1 and 2 and 3, e siccome ho sbagliato la rifate da capo. 1 and 2 and 3 and 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 and 2 and 3 and a 4 and a 1 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 2 and 3 and 4 and a 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 1 and 2 and 4 and 5 and 6 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 1 and 2 3 and a 4 and a 5 6 and 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 8 9 1 and a 2 and a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 1, e 3, e 4, e 5, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, oh, tutta giusta per una volta l'ho fatta. Com'è andata? Fiatone, eh? Poteva andare peggio. Poteva andare peggio, non è male. Ah, beh, è dura da contare perché a me mi manca il fiato, cioè non riesco ad avere una respirazione tranquilla, capito? Ovviamente quando uno suona non si mette a urlare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, cioè lì pensa e l'importante, perché se respiri così dopo un po' vai in affanno e qualche imprecisione la commetti, eh? Cioè se c'hai sto respiro affannato così. Poi adesso stiamo suonando il pad, pensa se devi suonarci pure la batteria sopra. Noi la facevamo sta sfida nella classe di, aspetta, nella classe di Ralph Humphrey, ovviamente la classe di Odd Meters, portavamo ste letture e le orchestravamo sulla batteria. Perché se ci pensi, tu metti il Charlie a ottavi. Ci, 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 ta, pun, sta, pun, tra, pis, pis. Oppure li traduci in groove. Cioè li traduci in groove, stavate seguendo o sembrava un matto? Non è facile. Sembrava un matto. Ok, lo rifaccio da capo. 1, 2, 3, punt, cat, capum, pum, pum, ca, pum, 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 ca, pum, pum, cat, cat, punt, cat, punt, punt. Capum, capum, pum, pum, pat, pa, punt, cat, punt, capum, capum, pucatutum, cat, cum, tatutum, catupa, ticancum, pupum, pum, tatutum, cat. Dopo tutte ste sincope in sedicesimi diventa un funkettaro di quelli funky fusion. Però capito, se tu la orchestri così sulla batteria viene una figata tremenda, eh? Perché da seguire, poi magari rispetti le note lunghe, le note corte. Che ne so, cassa rullante, metti qualche apertura di Charleston, qualche colpo di crash, qualcosa lo traduci in fill. Che ne so, le battute in 4 quarti, fare punt, cacun, puta, casca, punt, stato tu, catu, pla, tato, bisdun, tu pa. Cioè, ci metti un fill, magari ti trovi tu la maniera di fare delle frasi. Quante battute fa una frase, così l'ultima parte di una frase, quello che c'è scritto lo traduci in fill da groove, metti il crash di là e riparte un'altra frase. Tanto non avevamo niente da fare, facciamo tutto il giorno quello. Quindi chi la faceva più incasinata vinceva, capito? Il gioco era, la sfida era quella. Ah, ma tu hai fatto solo cassa rullante, adesso ti faccio vedere io, ti faccio vedere. Adesso la metto sul ride mentre col Charlie leggo le note corte, con la cassa quelle lunghe, con il rullante quelle medie, poi metto il crash di lì, le aperture di là, capito? Sì, via. E allora, in questo modo, a parte l'imbecillità della cosa, che però comunque fa bene, secondo me, c'è un po' di sana competizione senza cattiveria, voglio dire,
su queste cose qua ti spinge, sono delle spinte tremende a inventare, perché finché lo fa l'insegnante tu dici vabbè, e lui è sai, lo farà il Fanfrey, minchia, una vita da Frank Zappa, tutte le robe dispari, non ti tange, no? Ma se lo fa il tuo vicino di banco, comincia ad incazzarti, dici, porca miseria, se l'ha fatto lui perché io no? Cioè, eh sì, perché lui è un tuo pari, mentre il prof è un alieno, lui, quello seduto a fianco a te, è un tuo pari. Per cui se lui l'ha fatto, dici, ah, se l'ha fatto lui, allora posso farlo anch'io. Quindi ci chiudevamo dentro sti lab ad impazzire su ste robe. Era divertente, eh? Non me la... Cioè, ti dà uno slego non da poco, eh? Un grosso slego. Perché poi cerchi di ficcarci dentro tutto, flam, drag, combi mani piedi, ostinati, cioè... No, io la leggo con la cassa samba, tutto sto delirio, ma come si gira tutto... E se ogni volta che c'è una dispari rigiro anche i piedi. Cioè faccio una samba in 9 ottavi, una samba in 7 ottavi, guarda che non è un casino. Però potrebbe essere un'idea, per non farla rimanere come una lettura e basta, capito? Se no questo è un esercizio di stretching mentale, un po' la lingua, 1, 2, 3, 4, 5... E cercare di leggere dentro, che comunque ha il suo perché. Poi se lo metti alla batteria, provateci. Poi anche se la prossima volta mi dite, oh, ci ho provato, è andata bene, è andata male, non dovete fare un video, pubblicarlo, ok? Beh, nessuno si azzarderebbe a farlo. Io lo conosco uno che si azzarderebbe a farlo, e ci farebbe fare una figura di merda tutti. Agostino Mennella, lui era il re di questa roba qua. Lo conosci, Luigi? Sì, l'ho sentito dire, ma non la conosco troppo nel dettaglio. E no, Agostino era un fenomeno che gli avevano chiesto di rimanere a insegnare lì. Gio Porcaro gli ha detto, vuoi rimanere a insegnare al Musician Institute? Lui ha detto, sì, certo. Fai, dici di no? Che è un sogno di quelli spaziali. No? Però il problema della green card era insormontabile per lui, cioè non aveva modo, la scuola non gliela procurava. Quindi è tornato in Italia? Tornato in Italia, è tornato a Napoli, lui è napoletano. È il batterista di Nino D'Angelo. Sì, sì, comunque sì, l'ho sentito nominare. Il nome... Vabbè, magari con Nino D'Angelo non è che si ammazza di dispari, però lì a scuola era bravissimo nel jazz, nella fusion, nel latin. Non era il re del pop, ma non gliene fregava niente. Non si è sentito bene. Eh? Non si è sentito bene. Dicevo che Agostino era il re del jazz, del pop, della fusion e del latin. E anche in big band suonava molto bene. E non gli piaceva il pop e il rock, per cui non lo suonava, non eccelleva in quelle robe lì. E poi gli piaceva intrigarsi in queste letture strane, la Black Page, le robe di Zappa, gli piacevano. Tieni conto che lui è venuto a scuola che aveva già fatto 8 anni di conservatorio di percussioni. Quindi sulla lettura era molto avanti rispetto a me e rispetto a tutti gli altri. Era molto più avanti di tutti quanti. Per cui per lui leggere sta roba non era un problema. Perché all'epoca si dava il quinto di solfeggio. Non so se avete mai sentito parlare. Perché i percussionisti danno il quinto di solfeggio come tutti gli altri. Poi hanno un esame ulteriore di solfeggio avanzato ritmico, che è un casino della Madonna. Non so se si fa più adesso, col fatto che perché il conservatorio ormai è 3 anni, non è più 8 anni percussioni primarie. Poi dovevano fare piano complementare, 5 anni, dovevano fare piano complementare, e poi ovviamente devi suonare marimba, vibrafono, per cui è come suonare un pianoforte con le bacchette, devi saperle quelle robe. Quelle 4 bacchette, un disastro, quelle 4 bacchette. Va bene, amici, andrò a cena. Ok? Vi vedo un po' affaticati. È stata faticosa? È un po'. Io farei così, ne farei un'altra e poi basta. Cioè, non insistiamo più di tanto su una roba che nella vita non ci servirà più di tanto. Io tornerei indietro piuttosto... Ha delle letture magari in 4/4, ma un po' più impestate con le sestine, le terzine di mezzi, un po' più di movimento, ma in 4/4 fisso, ok? Ho delle robe da fare che non abbiamo fatto in precedenza, non abbiamo fatto.
E poi ripartiremo da capo, ragazzi. Lo so che non è carino, però qui non ci segue più nessuno, qui siamo pochi eletti. Certo. Per cui se vogliamo avere un po' più di amici, dobbiamo semplificarci un po' la vita. Quello sicuramente, certo. Eh? Sì, hai ragione, infatti stavo pensando a queste. Sono letture veramente impegnative. Sì, sì. Ma noi però ti... è vero che, insomma, quando tu fai i quattro quarti con i gruppi regolari, diciamo che è una cosa scontata, però un po' tutti l'abbiamo fatto, non è così difficile. Questo è veramente impegnativo, perché devi stare concentrato su ogni singola nota dello spartito e ci vuole una bella concentrazione. Esatto, è un esercizio di concentrazione. Avanti, certo. Non è proprio... È un ottimo esercizio, è uno stretching mentale, io li chiamo stretching mentali, che ti aiutano a stare concentrato su quello che stai facendo, sul qui e ora. Sì, sì, bello. Per cui... Se uno è un momento che si distrae, tiri fuori una di queste, bisogna che stai lì, perché sennò le sbagli tutte. Poi se cominci a fare come me, ne sbagli una a catena, sbagli tutto, se non rientri. No, ma poi per contare come fai tu ci vuole un'indipendenza, cervello, mani, cioè veramente un lavoro di anni, penso. Allora, io a volte semplifico il conteggio, per esempio su quelle da sei quarti, quelle lunghe, non conto i sedicesimi, mi stufa a contare uni, enda due, enda tre, enda quattro. A volte conto un e due, che in realtà è più difficile, perché quando hai tutte le sincopi, un e due e tre e... Ma infatti un esercizio di indipendenza della voce è notevole, perché molte sincopi sono fuori dagli ottavi, quindi... Eh sì, e invece nei tempi ternari, come il 9 ottavi o il 12 ottavi, non posso contare un e due e tre e qua e cinque e sei e o... Per cui lì, contando solo gli ottavi, tutte le sincopi, tipo un, e tre, quelle lì, devo per forza contare io in ottavi e queste andare. Cioè. E devo resistere alla tentazione di suonare insieme agli ottavi, cioè esatto. Eliminare la sincopi. È la cosa più difficile. Va bene, non ce la faccio più. Ho finito tutte le energie. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Buonanotte. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Come faccio qui adesso io? Ah, qua non ho spento ancora. Buonanotte a tutti. Ciao ciao.